Ben ritrovati cari amici con la prima edizione di oggi della rassegna stampa e studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, l'Istituto di Sanità certifica il fallimento del tracciamento, non è più sostenibile e l'80% dei positivi è asintomatico. I positivi senza sintomi sono il 56,5% sul totale dei test molecolari effettuati nel periodo 20 luglio-20 ottobre. Ma con l'aumento del numero dei casi le risorse fanno fatica a soddisfare il tracciamento. Sono numeri significativi e difficilmente sostenibili, lo ammette il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. L'odissea di chi cerca lavoro nella Milano del Covid, insomma, tra domande umilianti, contratti di 15 giorni e salari sotto la soglia di povertà. 800 euro al mese per 54 ore settimanali e senza pausa pranzo nello showroom di moda, oppure 450 euro di rimborso spese nel franchising del gruppo Gabetti, 1000 euro compreso il fuoribusta per il cameriere del ristorante stellato con menù da 120 euro a persona, e poi contratti interinali promessi e svaniti nell'arco di 2 ore. CCNL dichiarati i contratti punto collettivi nazionali dichiarati incostituzionali per le retribuzioni troppo basse, dimissioni obbligate e riassunzioni con paga più bassa. Insomma, questo è il mondo del lavoro nel capoluogo della regione che con la pandemia ha perso oltre 110.000 posti precari. Decreto ristori, Conte dice vale oltre 5 miliardi, Gualtieri dice per i piccoli ristoranti contributo medio di 5.173 euro, per i grandi 25.000. Durante la conferenza stampa seguita al CDM il ministro dell'economia ha quantificato gli aiuti. Ha detto che ai teatri da 5.000 a 30.000 euro. Il presidente del Consiglio dice non possiamo illuderci, che con una curva in continua salita le persone vadano tranquillamente in giro, in palestra o al ristorante. Se rispettiamo queste misure potremo affrontare il mese di dicembre con serenità e senza un servizio sanitario allo stremo. Se così non fosse dovremmo operare un lockdown generale e non possiamo permettercelo. Bergamo e Lodi, l'immunità di gregge è un dato di fatto. Da brivido gli incrementi percentuali di casi di Covid dal 2 al 23 ottobre nelle province della Lombardia. Varese, per esempio, al più 64,7%, Monza, Brianza, un più 61,3%, Milano, un più 60,7%. Poi si scende con Como con un più 39,9%, poi c'è Pavia, Lecco e Sondrio, per arrivare insomma agli incrementi più bassi di Bergamo con più 6,9%, Cremona un più 9,2% e Brescia con più 9,7%. Coronavirus, l'Umbria ha paura, sono assediati i pronto soccorsi. E non li affollate, dicono. L'ospedale da campo annunciato ad aprile non è pronto, e la regione con la percentuale più alta di posti occupati in terapia intensiva, questa. La presidente Tesei rassicura, sui tamponi sono quadruplicati, siamo tra le prime 4 in Italia, ma intanto va a rilento l'iter della struttura da 4,5 milioni di euro da realizzare sul modello dell'ospedale in fiera a Milano. Le opposizioni dicono quei soldi potevano servire per triplicare i posti letto. Ci sono ritardi inaccettabili. Notizie da Napoli e dalla Campania. Divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni, l'ordinanza nel napoletano. Divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni dal 28 ottobre al 16 novembre, salvo proroga, se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto. Questo è l'oggetto dell'ordinanza numero 77 del comune di Striano, a firma del sindaco Antonio Del Giudice. Covid-19, nuove mobilitazioni a Napoli, in piazza ristoratori, mondo della scuola e dello sport. Una nuova giornata di mobilitazione appunto a Napoli contro chiusure e misure restrittive. Si comincia alle 10 davanti al Palazzo della Regione Campania, a Santa Lucia, con un flash mob del mondo della scuola con genitori, docenti e alunni contro la didattica a distanza ed in favore della riapertura degli istituti. Coronavirus, 2 decessi a San Giorgio a Cremano negli ultimi giorni. Ci sono stati 2 decessi a San Giorgio a Cremano negli ultimi giorni e quanto annunciato dal sindaco Giorgio Zinno nel corso di una diretta video sui social per aggiornare la cittadinanza sulla situazione coronavirus nel comune alle porte di Napoli. Notizie dal Friuli Venezia Giulia.
Udine focolaio Covid in cardiologia, sono 9 le persone contagiate tra operatori e pazienti, predisposti tamponi su tutto il personale del reparto. Il focolaio di Covid appunto nella cardiologia del Santa Maria della Misericordia di Udine, l'unità coronarica dell'ospedale è stata chiusa dopo l'accertamento di diversi contagi tra il personale e tra i ricoverati. Coronavirus, 241 nuovi contagi e un decesso in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un 82enne residente a Pordenone. Salgono a 31 i pazienti in terapia intensiva e a 139 i ricoverati in altri reparti. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 241 nuovi contagi a fronte di 4.422 tamponi eseguiti e un decesso da Covid-19. Come dicevamo, si tratta di un 82enne residente a Pordenone, era ricoverato nel reparto di pneumologia Covid dell'ospedale di Pordenone. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Vanno a funghi e si perdono nel bosco, 2 anziani e soccorsi. È successo al calare del buio nella frazione di Latisanotta nel letto del Tagliamento. Operazioni concluse nel cuore della notte, una coppia di coniugi anziani di 80 anni di età è stata soccorsa nel cuore della notte nell'area golenale del fiume Tagliamento a Latisanotta di Latisana. Marito e moglie della zona erano usciti per andare a raccogliere i funghi in un bosco, in un boschetto che si staglia appunto tra l'argine e il corso d'acqua. Pur conoscendo bene l'area, sono rimasti disorientati a causa del calare improvviso del buio e dell'aumento del livello delle acque. Impossibilitati a rientrare, hanno chiesto aiuto. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.